parlo molto brevemente perché vorrei che parlassero in particolare i veri protagonisti, che sono i rappresentanti dei comitati del territorio. Il problema di Roma è straordinario, che non credo che abbia nessun'altra città, riguarda il rapporto dei cittadini con il loro territorio, a cui tengono moltissimo. E ci fu nell'epoca di Rutelli un consigliere che, della sinistra, diciamo, rivoluzionaria, che fece un libretto che si chiamava Lezioni di piano, e mi chiesero un articolo, e io scrissi un articolo prendendo da una frase della Morante, e dissi che Roma si poteva salvare solo attraverso i cittadini. Perché questo? Perché in realtà, come Italia Nostra, io imparai proprio da Cederna il rapporto di Cederna col territorio e con i comitati. Lui andava dovunque lo chiamasse un comitato di cittadini. Mi ricordo per tutte le battaglie di Villa Torlonia, di tutto quello che i cittadini si mobilitavano, lui andava immediatamente, perché diceva che bisogna fare in modo che i beni culturali, i beni ambientali abbiano lo stesso valore per i cittadini, la stessa passione che hanno per il calcio. E lui era un appassionato del calcio. Dopo che questa passione ci sarà, Italia Nostra può anche scomparire, non ha più bisogno di esserci. Purtroppo ne abbiamo ancora bisogno. E da lui venne la lezione di come si vincono le battaglie. Le battaglie si vincono con i cittadini, guardate, non sono le associazioni UF, Italia Nostra o altro. Quando i cittadini ci credono e lo vogliono, si organizzano, abbiamo l'esperienza straordinaria del sistema dei parchi regionali, che tutte le forze politiche attuali cercano di nascondere alla gente dei quartieri. È stato ottenuto un sistema di 40.000 ettari, per ora tutelati, ma che stanno cercando di far fuori ogni volta, e sono stati ottenuti da tutti i comitati dei vari quartieri che facevano la battaglia per la loro zona verde, ma in modo solo singolo. Quando si sono coordinati nella sezione di Piazza Colo di Rienzo di Italia Nostra, e non c'era il cappello Italia Nostra che ama i comitati, ma era un coordinamento dei cittadini che avevano trovato un luogo di organizzazione e di servizio che li poteva aiutare. Si sono ottenuti quello. Abbiamo ottenuto, per merito anche veramente, io qui ringrazio Anna Maria, mi dà la targa a me e i fiori, ma insomma dovresti avere anche tu la targa e i fiori, perché con la sua proposta del presidio diede un segnale per bloccare le delibere di Alemanno straordinario, perché, ripeto, è la prima volta che abbiamo visto che i cittadini in aula Giulio Cesare contavano tantissimo. Era un periodo elettorale, perché, per cui questi sono periodi molto importanti per tutti noi, ma certamente lì ci fu l'esempio del potere che aveva la cittadinanza quando si organizzava. Io qui devo fermarmi, vorrei dire una marea di cose, ma il tempo è veramente poco. Allora guardate, il problema adesso è non siamo ancora molti, purtroppo, però io credo che in particolare quello che ci è stato detto poco fa, molti dei comitati della zona sud e sono già organizzati in un coordinamento
non sono venuti perché erano lì a presenza da stamattina per fare in modo che la delibera sullo stadio fosse votata, e l'hanno votata. A questo punto ci dai la conferma, è stata votata dal Consiglio, che è a maggioranza del Movimento 5 Stelle. Questo comunque è un buon segnale, perché mentre purtroppo questo movimento, io parlo per me, è stata una grande delusione, perché noi volevamo un cambiamento che non abbiamo visto, in particolare proprio sul territorio e la partecipazione. È stata rifiutata la nostra partecipazione, e questo è un fatto il più grave di tutti, perché noi eravamo, potevamo essere la forza del cambiamento, e qui hanno rifiutato e continuano a rifiutarlo. Alcuni bravi del movimento si sono ormai dissociati, uscendo e mandando in crisi i municipi, ma questo non ci aiuta, perché io qui devo dire che anche i municipi che sono tornati, che sono del Partito Democratico, come partecipazione, scusate, io non ne ho visto un granché, e in particolare non ho visto un cambiamento sul problema urbanistico. Finisco dicendovi e chiamandovi di nuovo a organizzarci, perché stanno arrivando una quantità enorme di delibere, che sono quelle del piano regolatore di Veltroni, e precisamente sono le più terribili, sono quelle circa 10 milioni di metri cubi che vengono dalle compensazioni, e se riguardano proprio le delibere che ha citato poco fa Anna Maria, in particolare quella di Pisano Estensi, una delle prime, perché era una delle prime anche per il Mare Magno, riguarda una compensazione, ma non è l'unica. I costruttori, accusando l'assessore di non aver portato avanti le compensazioni, sono andati al TAR, hanno ottenuto dei commissari ad acta, e stanno per partire tutte queste delibere. Noi le possiamo fermare, ma solo se i comitati municipio per municipio si coordinano. Abbiamo il municipio settimo, che già ha un gruppo di comitati ormai organizzati, abbiamo quello dell'undicesimo, che è già in atto. A questo punto io direi riprendiamo questo filo che si è un po' spezzato, possiamo ancora farcela. Il territorio di Roma è privo di sicurezza idrogeologica, e per cui vi raccomando, riprendiamo questo cammino insieme. Grazie Mirella, ancora complimenti per il tuo impegno.